Salve a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Power Valeron. Come promesso, oggi vi porterò un full day of eating, quindi vedremo cosa mangiare, i macronutrienti, le calorie sull'applicazione MyFitnessPal per continuare appunto il video precedente, quindi la dieta flessibile e far vedere come funziona al meglio, quindi cosa mangerò e come mi approccerò a questa dieta flessibile. Andiamo. Composta da 300 ml di latte parzialmente scremato, sostituibile anche con quello intero, 30 g di proteine in polvere, 8 fette biscottate integrali e un succo di frutta. Il succo di frutta è facilmente sostituibile con appunto della frutta o qualsiasi altra fonte di carboidrati. Riguardo alle fette biscottate, usate sempre come fonte di carboidrati, si possono sostituire con dei cereali integrali o dei semplici fiocchi di mais. Le proteine in polvere le uso appunto per sostituirle con del tonno, delle uova, albumi, quindi e tutte le fonti proteiche. Questo però farò un video a parte sull'integrazione. Vi spiegherò nei dettagli a cosa servono gli integratori. Perché sull'integrazione c'è molto da dire. Persone ancora oggi credono che assumere delle semplici proteine in polvere o delle anche vitamine o creatina, betalanina, molti altri integratori serve a potenziare muscolarmente il corpo. Vi metto le calorie qui così da farvi vedere passo passo le calorie che sto assumendo e i macronutrienti così da poter vedere alla fine della giornata cosa, quanto ho assunto dall'alimentazione giornaliera. Questa dieta è di circa 2500-2600 calorie che ho abbassato in questi ultimi 2 mesi. Ero partito a 3000 calorie, 3200-3000 calorie, per ora scendere in estate giusto per mantenermi un po' in forma. Da queste 3000-3200 calorie che seguivo 2 mesi fa, ho abbassato i carboidrati, quindi da 400 grammi di carboidrati sono sceso a 300 grammi, abbassando anche leggermente i grassi, così da poter perdere qualche chilo e cercare di restare il più in forma possibile durante l'estate. Ora vado ad allenarmi e il prossimo pasto sarà il post-workout. Ci becchiamo dopo. Don't stop now. Allora ragazzi, questo è il post workout composto da 130 g circa di
riso integrale. Ora voi direte perché hai scelto quello integrale. Premetto che il post-workout di solito va consumato con carboidrati ad alto indice glicemico, quindi dovremmo optare per del riso bianco, della frutta, qualcosa di dolce. Per vedere gli alimenti ad alto indice glicemico basterà fare una ricerca su internet, così da poter scegliere voi il vostro preferito, diciamo. Ho aggiunto anche 30-35 grammi di grana padano per aumentare un po', diciamo, la fonte di grassi, anche se nel post workout i grassi li dovremmo tenere molto bassi, in quanto rallentano l'assorbimento delle proteine. Per secondo ho scelto 150-160 grammi circa di petto di pollo come fonte proteica, l'olio extravergine che metto nella padella per non far attaccare il pollo, una volta messo vado ad assorbirlo con dei Scottex, così da ungere la padella e non far attaccare appunto il pollo. Dopo ho messo degli aromi e il pollo è pronto. Ho aggiunto un cetriolo giusto per aggiungere una quantità di fibre giornaliera. Farò anche un video sul post workout, appunto, per farvi vedere cosa mangiare al meglio in questo momento della giornata. Vi metto le calorie e i macronutrienti qui sullo schermo, così da farvi vedere a quante calorie e a quanti macronutrienti siamo arrivati finora. Adesso andiamo a vedere lo spuntino pomeridiano, come è strutturato. Sono le 5 del pomeriggio e sto preparando un tramezzino composto da del pan bauletto integrale come fonte di carboidrati, prosciutto cotto come fonte proteica e 60 g di galbanino come fonte di grassi. Avevo dei fichi freschi, ne ho aggiunto 250 g. Mi accorgo però che dopo aver inserito nell'app questi alimenti potevo mangiare ancora altre due fette di pan bauletto e quindi le ho inserite nell'applicazione. Come potete vedere ho messo 100 grammi in quanto 4 fette di pan bauletto sono 100 grammi. Qui vi metto le calorie e i macronutrienti. Non vado nello specifico degli alimenti, quindi i macronutrienti per singolo alimento, per il fatto che questo video durerebbe 20 minuti e non si ha voglia poi di guardarlo chiaramente. Passiamo quindi alla cena. Visto che mi sono rimaste pochissime calorie, ho optato per un'insalata di pomodori e tonno e 50 g di pane di grano duro, così da consumare intorno alle 250 calorie. I pomodori li ho aggiunti giusto per farvi vedere che li ho inseriti nell'app, in quanto non hanno molte calorie. Infatti anche l'olio che ho messo nella padella appunto non l'ho messo nell'app, in quanto non è diciamo contabile. Saranno stati sui 5-6 grammi di olio, però visto che con lo Scottex lo abbiamo assorbito ce n'è rimasto davvero poco, quindi non c'è bisogno di metterlo nell'app. Queste sono le calorie e i macronutrienti. Siamo arrivati a fine giornata e ci siamo ritrovati a mangiare 2500 calorie circa. Come vediamo dall'immagine, i carboidrati non li abbiamo azzerati. Però in compenso abbiamo mangiato leggermente più grassi e più proteine, quindi non ci sarà bisogno di azzerare i carboidrati, in quanto se noi li azzeriamo andiamo ad aumentare le calorie giornaliere. Abbiamo visto che come fonte proteica nella cena abbiamo scelto del tonno, come fonte di carboidrati abbiamo scelto del semplice pane di grano duro, mentre per i grassi eravamo arrivati all'obiettivo giornaliero e quindi non c'è stato bisogno di assumerli nella cena. Ragazzi, voglio finire questo video qui a Castro, in questo paese bellissimo in provincia di Lecce in Puglia, in quanto in questi giorni ho avuto l'addio al celibato di mio fratello. Chiaramente in questi due giorni ho sgarrato, non ho rispettato nessuna alimentazione. Cosa voglio dire? Dovete cercare di rilassarvi nei giorni in cui magari avete una festività, un compleanno, un matrimonio, per poi compensare nei giorni successivi.
non è un giorno, non è due giorni che aumenterete di peso o perderete il peso. Se sappiamo che di sera dobbiamo mangiare una pizza con gli amici, chiaramente durante il giorno cercheremo di restare bassi con i carboidrati. È semplice. Così da poter compensare i macronutrienti e le calorie. Se un giorno abbiamo sgarrato, quindi dovevamo mangiare 2500 calorie e ne abbiamo mangiato 3000, sapendo che abbiamo mangiato molti carboidrati, il giorno successivo o nei giorni successivi cercheremo di diminuire questi carboidrati per poi il terzo giorno cercare di continuare come eravamo partiti. Non è difficile, anzi è abbastanza facile, basterà solo misurare gli alimenti. Gli alimenti li scegliete voi. Questo è stato un full day of eating di Power Valeron, ma se io ho mangiato pollo voi volete mangiare delle uova, del tonno, carne di vitello, qualsiasi altra fonte proteica, mettetela nell'applicazione e cercate di seguire i macros e le calorie che vi ha dato l'applicazione. Abbiamo visto questo full day of eating, quindi quello che dovete fare è cercare di mischiare il video della dieta flessibile più questo full day of eating, in modo che capiate bene come funziona e come utilizzare l'applicazione al meglio e rispettare i macronutrienti e le calorie giornaliere. Spero che questo video vi sia stato utile. Iscrivetevi, commentate, attivate la campanella e ci becchiamo in un prossimo video. Qui è Power Valeron ed è tutto.